Ciao a tutti e benvenuti nel consueto appuntamento con la lettura dell'articolo che ogni lunedì pubblico sul blog smetteredilavorare.it. I cambiamenti climatici faranno crollare i mercati? Una domanda interessante a cui dovresti cercare risposta, se come me investi nei mercati finanziari in modo passivo, è: quanto crescerà il mondo nei prossimi anni? Esistono eventi prevedibili che potrebbero influenzare negativamente la crescita globale e cambiare radicalmente il concetto di diversificazione? La settimana scorsa sono stato ad una convention sui cambiamenti climatici legati all'agricoltura ed è stato presentato uno studio molto interessante che indirettamente risponde a queste domande. Voglio parlartene. Chi investe nei mercati finanziari cercando di cavalcare la crescita mondiale, per esempio seguendo un indice come l'MSCI o il Country World, spera che il prodotto interno lordo globale, mediamente, continui ad essere positivo sul lungo periodo. Questa è la condizione normale che si è sempre verificata, almeno negli ultimi 60-70 anni. Quando investi passivamente, cioè cavalcando uno o più indici, speri che il mondo continui nella sua pazza corsa senza grossi intoppi. È abbastanza evidente che i cambiamenti climatici che sono in atto possono rallentare questa crescita, perché rendono difficile l'attività produttiva a 360 gradi. Si fa più fatica a coltivare frutta, verdura, allevare animali, raffreddare gli ambienti per la conservazione e il trasporto di molti beni di consumo. Ma non si tratta solo del comparto agricolo. È stato dimostrato che temperature più elevate rendono meno produttiva sostanzialmente ogni cosa. È più faticoso studiare, lavorare, produrre energia e aumentano persino le malattie. Sono solo alcuni piccoli esempi, ma i cambiamenti climatici probabilmente provocheranno rallentamenti a livello globale che è possibile si traducano in un mancato introito per chi investe nei mercati finanziari. Questi infatti dipendono dall'economia reale, quindi la domanda è: si può stimare di quanto meno cresceranno i mercati in futuro? Prendiamo come riferimento lo scenario economico peggiore, quello identificato come RCP 8.5. Ti lascio un link agli scenari economici in descrizione, dove non si attuano particolari misure di contrasto al cambiamento climatico. In tale scenario si stima un aumento della temperatura globale di circa 4,4 gradi centigradi rispetto ai livelli pre-industriali, questo entro il 2100. Tale condizione si tradurrebbe in una riduzione del PIL pro capite globale, a fine secolo sempre, pari a poco meno di un quarto rispetto ad un mondo controfattuale senza cambiamenti climatici. In altre parole, nella peggiore delle ipotesi, i cambiamenti climatici non contrastati potrebbero farci perdere il 25% del prodotto interno lordo mondiale da qui a fine secolo. Queste sono le conclusioni a cui è arrivato uno studio promosso dalla Banca d'Italia, di cui ti accennavo all'inizio e del quale, tra l'altro, ti lascio il link in descrizione così lo puoi consultare in prima persona. Ma andiamo a considerare invece uno scenario più realistico. Ciò a cui attualmente si punta è cercare di contenere l'aumento globale della temperatura entro il grado e mezzo. Si tratta dello scenario più roseo, ciò che si spera riusciremo ad ottenere se metteremo in campo politiche ambientali molto ambiziose. In questo caso il livello di PIL pro capite subirebbe una riduzione tra il 2,8 e il 9,5%, naturalmente sempre da qui a fine secolo. A queste conclusioni, tra l'altro, non arriva solo questo studio, ma numerosi altri studi realizzati a livello cross country. Banalmente, per gli investitori a lungo periodo, questo si traduce in una certa riduzione delle performance dell'indice MSCI All Country World. Ma di quanto? Il modello Climate VAR di MSCI ci suggerisce che se le temperature globali dovessero alla fine aumentare di 1,5 gradi centigradi, e lo ripeto, epilogo ormai dato per scontato da pressoché tutti gli studi scientifici, le società che fanno parte dell'indice MSCI All Country World potrebbero dover affrontare costi aggiuntivi per circa un trilione di dollari da qui al 2100. Questi costi potrebbero quadruplicare in uno scenario più caldo di 3 gradi centigradi. In definitiva, una riduzione sostanziale del PIL globale sul lungo periodo pare un epilogo inevitabile per via dei cambiamenti climatici. La portata esatta di questa
perdita è impossibile da valutare, ma non sembra affatto trascurabile. Allo stato attuale delle cose ci dovremmo aspettare, almeno sul lungo periodo, rendimenti da mercati finanziari più contenuti rispetto a quelli a cui siamo stati abituati in passato. Interessante è osservare che, sempre secondo l'MSC Climate VAR, i cambiamenti climatici impatteranno maggiormente su settori come energia, materiali e industria pesante, trasporti, alimentari e assicurazioni. Inoltre, le zone del mondo maggiormente colpite dovrebbero essere quelle subtropicali, tra cui Brasile, Argentina, Cile, Asia Medio Orientale e tutto il sud-est asiatico. In questo senso, in futuro potrebbe non essere più una buona strategia di investimento diversificare in modo omogeneo a livello globale. Il passive investing potrebbe diventare più efficace se si tenesse conto di questi fattori che, lo ripeto, sono considerati ormai inevitabili da sostanzialmente tutta la letteratura scientifica.